Laddove fino a 7 anni fa si radunavano tossicodipendenti e spacciatori e regnava uno stato di abbandono generale, oggi spiccano alberi, piante e prodotti della terra curati dai cittadini. I residenti di Ponticelli si sono riappropriati di quello spazio all'interno del Parco Comunale Fratelli di Filippo e oggi reclamano maggiore attenzione da parte delle istituzioni per far sì che l'orto sociale urbano del quartiere possa migliorare ancora nelle infrastrutture e diventare sempre più presidio di inclusione sociale. Alle richieste dei cittadini ha voluto fare da megafono il vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, che questa mattina si è recato in visita all'orto sociale incontrando cittadini e rappresentanti delle associazioni che hanno lavorato per renderlo il posto che è oggi. Questo luogo è in qualche modo un luogo che rappresenta anche il riscatto sociale di tutto un territorio. Per cui per me è davvero bello ritrovarmi qui questa mattina e provare anche insieme a tutti quanti voi, insieme alla gente di questo territorio, ad abitare questo luogo, perché poi questo è quello che diventa importante. Ad accompagnare l'arcivescovo di Napoli, il presidente del gruppo di imprese sociali GESCO, Sergio D'Angelo, e l'assessore alla salute del comune, Vincenzo Santagata. Credo che questa sia un'esperienza che certifica, attesti definitivamente che quando i cittadini vogliono, sanno organizzarsi e produrre anche cose importanti, come nel caso di questa esperienza. Più volte ho sostenuto che la politica e le istituzioni debbano recuperare la propria originaria funzione pedagogica. Ecco, io penso che la funzione più pedagogica, la più importante tra queste, che la politica deve saper recuperare, è saper ascoltare e osservare. E da questa esperienza la politica e le istituzioni possono trarre un grande insegnamento. Già oggi pomeriggio mi impegnerò per quanto riguarda l'opportunità di poter portare delle giostrine, così come ho sentito da parte di alcune cittadine che ne hanno esigenza. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, la possibilità di poter mettere, diciamo, dei bagni, adesso oggi mi interfaccerò con la dirigente e studieremo il percorso per poter dotare, diciamo, di servizi, diciamo, quest'area.